Una scoperta italiana per frenare la progressione della malattia di Parkinson. La chiave è rappresentata dalle resolvine, molecole prodotte dal nostro organismo per spegnere processi infiammatori e riparare i tessuti danneggiati da questi processi. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Roma Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università Campus Biomedico di Roma. La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa e progressiva caratterizzata fin dall'esordio clinico da un disturbo del comportamento motorio. Dal punto di vista anatomopatologico è caratterizzata da una progressiva distruzione di un'area profonda del cervello che prende il nome di sostanza nera pars compacta, in cui sono contenuti i neuroni dopaminergici che per l'appunto producono dopamina che è coinvolta nelle funzioni motorie. Oggi uno degli obiettivi principali della ricerca è quella di proteggere questa porzione di cervello che appunto produce dopamina e soprattutto anche fare una diagnosi precoce della distruzione di quest'area. In questo ambito recentemente abbiamo caratterizzato il liquido cefalorachidiano, che è un liquido che avvolge il cervello, e il plasma di pazienti all'esordio della malattia. E abbiamo interessantemente trovato che i livelli di resolvina D1 sono significativamente ridotti nei soggetti affetti da malattia di Parkinson rispetto a soggetti della stessa età privi di malattia. Ma cos'è la risolvina D1? La risolvina D1 è una molecola endogena che è prodotta dagli acidi grassi ed è coinvolta in processi di risoluzione dell'infiammazione. Pertanto questo dato ci suggerisce che l'infiammazione gioca un ruolo importante nell'esordio della malattia e nella degenerazione dell'area dopaminergica. Pertanto questo dato ci informa sulla risolvina D1 come un possibile biomarcatore di malattia e in qualche maniera ci dà l'opportunità di individuare in essa uno dei possibili target farmacologici da trasferire in clinica.